Benvenuti a questo incontro. Siamo a conclusione del progetto di sperimentazione del globalismo affettivo che ha visto nella nostra scuola coinvolte tre sezioni di scuola dell'infanzia, una sezione dei bambini di 3 anni, una di 4 e una di 5. Sarò molto sintetica in questa presentazione per dare l'opportunità a tutti di porre delle domande per chiarimenti e principalmente per potervi far vedere il video che abbiamo preparato che illustra praticamente le sequenze del lavoro svolto nell'arco dell'anno scolastico. L'unica nota un po' negativa è stata che avendo iniziato questo progetto un po' tardi, perché abbiamo iniziato nel mese di gennaio, per quanto riguarda i bambini di 5 anni il progetto è stato un po' più compresso nei tempi e forse questa è una nota un po' negativa, mentre invece per i bambini di 3-4 anni i risultati sono stati più evidenti. La prima cosa che vorrei dire è che questo metodo è un approccio alla lettoscrittura, che però non vuol dire anticipare i tempi, ma preparare il bambino alla consapevolezza della parola scritta e della lettura di quello che si scrive. Questo si fa primo per rendere la scuola più attraente, quindi motivando il bambino, e visto che coinvolge anche la sfera affettiva, per questo si chiama globalismo affettivo, il bambino si sente partecipe dell'attività che svolge e quindi interiorizza meglio le nozioni che vengono date. La cosa interessante per cui è nata questa sperimentazione, come raccontava il professor De Lillo, è il fatto che quando un bambino la prima volta che gli è stato presentato il progetto ha chiesto perché la A si chiamasse in quel modo. Lui ha pensato che proprio per questo andava dato al bambino una motivazione per capire quello che stava succedendo. Questo metodo è sperimentale, è stato validato dall'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, ma nel Lazio adesso è stato preso in considerazione anche dal nostro Ufficio Scolastico e dal MIUR, e in più è stato approvato dalla Clinica Universitaria di Neuropsichiatria Infantile dell'Università degli Studi di Bari. Praticamente tutto il progetto è diviso in alcune fasi che noi per adeguarlo poi alle tre fasce di età abbiamo adattato e in alcuni casi anche ristretto. C'è l'introduzione del computer nelle attività didattiche e tutto un mondo fantastico per cui il bambino è attratto in modo particolare. Naturalmente la cosa principale è che il bambino non è considerato una gabbia o un sacco da riempire delle varie nozioni, ma partendo dalla sua emozione e partendo dalle storie che sono quelle che coinvolgono più emotivamente il bambino, lui riesce ad interiorizzare. Diciamo che le fasi principali sono proprio la lettura di una storia, la visione di un cartone animato sempre sulla storia e degli esercizi che poi vengono fatti sotto forma di scheda strutturata. Ogni lettera ha una storia e si passa dalla lettura alla drammatizzazione alla fase scritta. Il tutto è accompagnato originariamente da un computerario che era il trasportatore del mondo delle lettere. Nel nostro caso, avendo delle difficoltà nelle classi della scuola dell'infanzia di avere computer o comunque
consiglio di Ovisivi abbiamo sostituito il computer aglio con la maestra Buffetta. I bambini rimangono colpiti da questo personaggio e partecipano attivamente a quello che viene proposto. L'innovazione principale di questo metodo è il fatto che si può combattere lo svantaggio socioculturale e in primis l'importante è che questo metodo è nato per aiutare i bambini svantaggiati. Naturalmente noi sappiamo che quello che va per i bambini con problemi funziona benissimo con i bambini tra virgolette normodotati e effettivamente abbiamo visto che c'è un successo importante. Altra cosa importante è la continuità didattica con la scuola primaria. Normalmente quello che viene fatto nella scuola dell'infanzia viene completamente tralasciato, abbandonato per seguire poi nella scuola primaria un percorso diverso. Con questo metodo si vuole dare un senso al metodo e nella scuola primaria lo stesso metodo verrà continuato e approfondito per portare poi alla letto-scrittura tutti i bambini. Questo va bene, andiamo avanti. Allora, naturalmente, come abbiamo già detto, il bambino non si sentirà più costretto a fare determinate cose, ma avrà voglia di farle perché è coinvolto direttamente. Abbiamo diviso il nostro progetto in tre parti, una parte dedicata ai bambini di 3 anni, dove vengono introdotte soltanto alcune cose, alcuni elementi di tutto il progetto. Un'altra parte riguarderà i bambini di 4 anni e quello per i bambini di 5 anni segue in modo regolarissimo tutto quello che è stato proposto e che abbiamo sui libri che ci sono stati dati dall'ideatore del progetto. Vorrei dire che facendo il progetto abbiamo notato delle piccole criticità che possono essere comunque facilmente risolte. Tipo non far scomparire la fatina, che è quella che risolve in ogni storia i problemi che si presentano, ma mantenerla costante in tutte le storie delle lettere. Alcuni disegni o alcuni segni riferiti alle lettere a volte non sono troppo calzanti con la storia, per cui creano un po' di confusione nel bambino, tipo per la lettera S detta dai bambini, dove nella storia viene rappresentata da una scala, ma effettivamente poi il vero simbolo della S è il serpente presente comunque nella storia, ma che poi non risulta nelle schede. Per ogni lettera noi avremo poi una letterina da appendere con la forma della lettera propria. I bambini dopo ogni storia, immaginando un pennello magico, impareranno a scrivere la lettera con la mano, tipo la lettera A con il pennello magico su, giù, unisco. Questo stesso movimento è quello che loro rifaranno nella riproduzione scritta. Io non voglio dilungarmi più di tanto, l'unica cosa che dico è che dopo la prima fase, con il racconto della storia, con la drammatizzazione e la riproduzione della lettera, ci sono vari esercizi fatti sul computer che avvicinano il bambino intanto alla nuova tecnologia e in più fanno sperimentare proprio il discorso della parola scritta anche attraverso l'uso della tastiera. Vabbè, questo vi ho detto prima, il tutto è raccolto
nei libri e nei CD e nei DVD che sono stati dati dal professor De Guido, che è l'inventore di tutto il progetto. Questo è il resoconto finale con le varie attività svolte dall'inizio alla fine del progetto. Per quanto riguarda i bambini di 5 anni, adesso andiamo nello specifico, è stata raccontata dapprima la storia, poi è stata fatta la drammatizzazione, poi sono state realizzate delle schede all'inizio riguardanti soltanto la lettera, poi a varie fasi, dopo alcune introduzioni di lettere, vengono fatte delle schede con il riconoscimento di la lettera, ma presa nel contesto di più disegni, e questo lo vedremo bene poi durante la visione del video che abbiamo preparato. Devo dire che alla fine dell'anno scolastico quasi il 70% dei bambini sono arrivati alla lettoscrittura in modo tranquillo, molti leggono anche già da soli, e sicuramente abbiamo notato che è un progetto che comunque dà risultati positivi. Io adesso chiamerei la collega dei bambini di 4 anni per illustrare sinteticamente il lavoro svolto proprio per la fascia dei 4 anni, e subito dopo la collega che ha tenuto i bambini di 3 anni per concludere questa fase. Allora, alla fine dell'anno i risultati ottenuti sono stati i due terzi della classe conosce sia il grafema che associandolo al fonema. Alcuni bambini sono in grado di riconoscere le lettere attraverso la scrittura nell'aria, che è l'attività che è stata preferita dai bambini, e soltanto due bambini non hanno avuto buoni risultati, ma per problemi di discontinuità di frequenza e di anticipo alcuni bambini sono arrivati a 4 anni alla lettura e alla scrittura di parole binarie semplici. Addirittura una bambina scrive e legge le parole di trisillabiche spontaneamente, senza aver mai calcato la mano. Lei è riuscita, attraverso il riconoscimento del fonema, a scrivere le parole da sola in piena autonomia. Buongiorno a tutti, io con la collega ho lavorato nella sezione di bambini di 3 anni. Abbiamo strutturato il lavoro in maniera molto più semplice rispetto alle altre colleghe, lavorando con i bambini così piccoli. Siamo partiti dalla visione del cartoon attraverso il computer tutti insieme, e poi alla drammatizzazione e alla realizzazione della scheda, strutturata in questo modo. Dopo aver drammatizzato la storia vista, abbiamo colorato la scheda e poi ricostruito la lettera presa in esame. I bambini poi hanno riprodotto la scrittura nell'aria con la rigido pittura sul foglio. Noi ovviamente con i bambini di 3 anni abbiamo lavorato più sul grafema che sul fonema, e giocando appunto con i materiali e con la pittura. I risultati sono stati sicuramente ottimi. Io e la collega, sotto questo punto di vista, siamo fortunate, perché è un progetto sperimentale che effettivamente noi iniziamo a 3 anni, quindi che porteremo poi a conclusione con i bambini all'età di 5 anni, che quindi riusciremo per intero a portare avanti questo percorso, no? Quindi l'abbiamo iniziato con i bambini di 3 per poi concluderlo a 5 anni. Allora, a conclusione di quanto detto finora riguardo anche alle tre fasce di età, diciamo che sicuramente il progetto proseguirà l'anno prossimo in continuità didattica con una classe a modulo dei bambini di prima primaria. La collega ha con noi fatto il corso di formazione, e quindi vedremo se effettivamente i risultati che noi abbiamo visto nella scuola dell'infanzia saranno gli stessi o quanto dovrebbero essere nella scuola
laboratorio sperimentale pratico è proprio questo, questo è quello fatto con i bambini di 3 anni, dove vedete questo era il disegno della storia, la letterina A, e questa i bambini l'hanno ricreata con un materiale. Per ogni lettera c'è l'utilizzo di un materiale diverso, adesso ne porto qualcuna così ad esempio. E questo lavoro, credete, è un lavoro che effettivamente rende ragione a quello che è stato proposto. Io vi ringrazio, adesso andiamo alla visione del video. Vorrei dire che, e questo lo dico con molto orgoglio, che siamo stati nominati Scuola Polo per questo progetto nella Regione Lazio, e che l'ufficio scolastico regionale Lazio si sta occupando di questo metodo sperimentale. Ringrazio tutti per aver partecipato, anche alle colleghe che hanno fatto domande che ci hanno permesso di spiegare ancora meglio l'attività che abbiamo svolto. Noi siamo a disposizione di chiunque voglia avere ulteriori informazioni, se serve anche di venire nelle vostre scuole per presentare questo progetto. Naturalmente tutto il materiale e tutte le cose burocratiche relative alla sperimentazione le demandiamo al responsabile che è il professor De Lillo. Arrivederci, grazie.